Ciao ragazzi e ben ritrovati. Avete appena visto una carrellata di immagini nell'utilizzo, durante l'utilizzo di questo dispositivo veramente interessante. Avete già capito quindi di che cosa si tratta. Si tratta di un supporto per auto, ossia c'è questa pinza qua sul retro. Ah, vi anticipo, prima di iniziare a parlare effettivamente del prodotto, che questo è un prototipo. Troverete il link in descrizione nell'articolo che abbiamo già fatto parlando di questo prodotto e poi anche nella recensione scritta, il cui link è sempre in descrizione a questo video. Il link per l'acquisto è una campagna Kickstarter. Io qui ho un prototipo perché guardando la campagna Kickstarter mi è piaciuto veramente tantissimo l'idea di Put to Go, e quindi ho deciso di provare a recensire il prodotto e a fargli un po' di pubblicità comunque in cambio del loro prodotto e dell'utilizzo effettivo, provandolo, testandolo, vedendo il reale funzionamento di questo supporto per auto. Supporto per auto che ha un LED di notifica posto qua in alto, questa pinza che come potete vedere serve per agganciarlo in macchina tendenzialmente alla bocchetta dell'aria, e devo dire che la presa è abbastanza solida, quindi una volta pinzato dentro non si muove più di tanto, a meno che non lo strapperemo in qualche modo. Quindi state attenti, perché come potete vedere il supporto che abbiamo qua davanti è un supporto magnetico, quindi agganciando il magnete, che è molto forte perché ovviamente non deve far cadere il telefono per terra, se noi prendiamo il telefono e cerchiamo di staccarlo a tutta forza senza tenere il supporto, rischiate di staccarlo anche dalla bocchetta. Qua lateralmente troviamo anche un ingresso micro USB. A cosa serve un ingresso micro USB a questo supporto? Supporto che come potete vedere centralmente è snodabile, quindi potrete muoverlo avanti e indietro e in teoria anche ruotarlo per far sì che possiate mettere il dispositivo nella miglior posizione possibile sulla vostra macchina. Dicevo, a cosa serve questo ingresso micro USB? Io qui adesso ho un power bank con il suo cavo micro USB con cui uscirà dalla confezione questo supporto. Andiamo ad inserire, come potete vedere il LED ha segnalato l'attacco e quindi il fatto che ci sia dell'energia all'interno del Put to Go. Prenderemo quindi poi il nostro iPhone con questo supporto che adesso vado a rimuovere, ecco qua. Praticamente troveremo, vedete, queste confezioni con dentro supporto magnetico, quindi anche i dispositivi che non hanno la ricarica wireless integrata dovranno utilizzare questo supporto, in quanto ovviamente servirà anche il magnete per agganciarlo. Come potete vedere la possibilità è quella di acquistare sia il supporto micro USB, sia il supporto Lightning, sia il supporto Type-C. Purtroppo il supporto Type-C ancora non l'avevano prodotto, ma quando verrà poi iniziata la produzione dopo la campagna Kickstarter troverete anche quello. Quindi non ho potuto testarlo con lo Xiaomi Mi 5, ma l'ho dovuto testare con il mio iPhone, che praticamente andando ad inserire all'interno della presa Lightning questo cavetto e inserendo in realtà all'interno della cover questo supporto, andandolo ad agganciare magneticamente in questo modo, vedete, adesso vi faccio vedere il magnete quanto è forte, ecco qua. Si accende questa lucina blu che rimane attiva e come potete vedere qui possiamo vedere il fatto che sia in carica, quindi la carica è wireless e funziona davvero bene. Adesso provo a metterlo all'interno della cover per farvi capire com'è effettivamente la potenza di questo magnete che ho trovato veramente buono, perché permette praticamente di far rimanere il telefono agganciato anche durante movimenti bruschi. Come potete vedere la ricarica funziona anche con il magnete sotto la cover e il dispositivo, vedete, anche scuotendolo molto molto forte non si sgancia. In questo modo sì, ho spaccato il telefono, no, se noi lo mettiamo orizzontalmente e lo spingiamo si stacca, ma vi assicuro che le vibrazioni in macchina tenendolo in questo modo sulla nostra bocchetta dell'aria non farà sganciare il dispositivo. Messo in questo modo invece rischierete, però comunque vedete è bello saldo, rischierete di perderlo in alcuni casi, ma dato che nessuno lo appenderà al soffitto non avremo di questi problemi. Inoltre, oltre al supporto per iPhone Lightning, mi è stato dato anche il supporto per micro USB. Io come micro USB devo utilizzare il TP-Link Nephos C5 Max, ringrazio ancora TP-Link che mi ha permesso di recensirlo, e anche qua stesso funzionamento, quindi magnete che aggancia il leddino dietro, e qua in teoria non è messo dentro bene, mi sa, perché qua in teoria dovrebbe essere al contrario la Lightning, però Nephos lo mette davanti.
e quindi in teoria dovrebbe agganciare dietro qua per funzionare effettivamente bene in questo modo. Poi andando ad agganciarlo, vedete, parte anche qua la ricarica. Purtroppo su questo dispositivo, dovendo metterlo al contrario, è abbastanza scomodo. Questo perché praticamente questo aggancio micro USB, per farlo funzionare effettivamente bene, non deve essere messo in questo modo, ma deve essere messo in questo modo. E quindi agganciandolo in questo modo mi andrebbe sullo schermo il paddino. Però invece sull'iPhone, che è universale, avete visto come in realtà funziona bene. Quindi cosa troverete all'interno della confezione Put to Go? Troverete questo supporto auto magnetico con ricarica wireless integrata, magnetico, quindi avrete bisogno o di una piattaformina magnetica, cosa più carina, per dispositivi come per esempio l'S7 che hanno già la ricarica wireless integrata, e quindi basterà mettere all'interno di una cover magari un cerchio magnetico che si trova su Amazon, su qualsiasi cosa, forse lo vende addirittura Put2Go direttamente sulla loro piattaforma Kickstarter, ma non sono sicuro, e poi potrete agganciare quindi il dispositivo magneticamente in questo modo e fare partire la ricarica sul dispositivo. Io l'ho trovato veramente interessante, veramente bello. Lo sto utilizzando in macchina ormai da circa 4 giorni e mi ha salvato la vita, dato che sto giocando a Pokémon Go e Pokémon Go ciuccia la batteria, mi sta salvando la vita. Scherzo, però effettivamente mi ha salvato la vita in diverse occasioni, perché basterà semplicemente attaccarlo lì, tac, rimane agganciato e già con la ricarica, quindi non dovrete avere sia l'aggancio che un altro cavo che penzolerà dal buchino del vostro telefono, perché si baserà tutto sulla ricarica wireless. Tuttavia la scomodità, se così si può dire, è il fatto che questo paddino qui sia abbastanza spesso, perché ci devono essere dentro ovviamente gli ingranaggi per i filamenti per far funzionare la ricarica wireless. Quindi se utilizzate cover particolarmente sottili, come in questo caso la mia cover di Cover Basics, che è veramente molto sottile, andrà ad ingrossare particolarmente la cover e magari a non farla agganciare in maniera ottimale al vostro dispositivo. Se invece utilizzate altre cover magari un po' più spesse, quindi che proteggono di più, beh, non vi creerà particolari problemi, perché ci starà tranquillamente e anche in maniera ottimale. Devo dire che questo prodotto mi è piaciuto tanto. È un prodotto che di per sé non innova un modo di andare in macchina, di utilizzare il telefono in macchina, ma migliora e facilita la ricarica del telefono in macchina. Questo perché basterà agganciare il supporto e mantenere il cavo sempre attaccato alla nostra USB in macchina, oppure all'ingresso accendisigari USB che avremo in macchina, e appena agganceremo il nostro dispositivo al supporto partirà la ricarica. Quindi la parte negativa è, per chi invece odia mettere in carica il telefono a caso mentre va in giro in macchina, questo potrebbe essere un problema, perché o utilizzate un magnete a parte quando volete agganciarlo a questo supporto senza utilizzare la ricarica wireless, e quindi potrete continuare ad utilizzare il supporto, oppure se utilizzate quello che vi viene fornito, ovviamente appena lo aggancerete, a meno che stacchiate il cavo, partirà la ricarica sul dispositivo. A me è piaciuto molto, l'ho trovato intuitivo, l'ho trovato dal design interessante e l'ho trovato un prodotto veramente, veramente geniale. Mi è piaciuto molto ed è per questo che ho deciso di fare questo video per Put2Go, dove spiego il funzionamento e l'utilizzo di questa tecnologia wireless per macchina. Ovviamente poi potrete anche utilizzarlo, che ne so, mettendo una carta di credito, una carta rigida sul retro, e utilizzarla come dock con ricarica wireless. Insomma, l'utilizzo poi potete svariare come meglio credete. A me è piaciuto molto, ribadisco, l'ho già detto 3000 volte, mi è piaciuto molto e spingo molto per questa campagna, perché ha già ricevuto diversi fondi, è già attiva e sta andando veramente molto molto bene. Io ringrazio i ragazzi di Put2Go, con cui sono riuscito veramente a comunicare in maniera fantastica, mi hanno risposto subito, mi hanno dato la possibilità di recensire il prodotto, e quindi sicuramente adesso che dovrò rendere appunto questo
prototipo di Put2Go, sicuramente parteciperò alla campagna Kickstarter e aiuterò Put2Go a realizzare questi prodotti. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di un prodotto di questo genere, se può esservi utile, se vi piace il design. Il design qua è un prototipo, quindi non è che posso parlarvi effettivamente di come sarà il prodotto definitivo, però circa sarà di questa dimensione, avremo pelle qui per non rigare il nostro smartphone, per comunque dare una leggera classe e bellezza al dispositivo, e poi plastica attorno con un LED, micro USB per la ricarica e questa pinza per agganciarlo alla bocchetta dell'aria, per esempio, sulla nostra macchina. Bene ragazzi, penso di avervi fatto vedere tutto quello che potevo farvi vedere su questo Put2Go, ricarica wireless magnetica per auto. Aspetto i vostri commenti, sono davvero curioso. Io ringrazio ancora Put2Go. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio High Tech.